Ragazzuoli cari, benvenuti ad un nuovo video sul mio canale. Vi faccio una domanda prima di iniziare: ci sono quei giochi che vi piacciono molto, o comunque abbastanza, ma che vengono odiati perché brutti, o perché semplicemente si discostano tanto dai canoni originali dei titoli precedenti? Nel caso in cui facciate parte del mio club, questo è il video che fa per voi. Oggi stilerò una classifica in cui metterò a nudo la mia debolezza videoludica in un certo senso e tirerò fuori alcuni dei miei più oscuri segreti da game. Detto questo, niente ragazzi, direi di iniziare. Ok, questo è ultimo perché forse è il meno peggio. I 300 per PSP. Videogioco ispirato al fumetto di Frank Miller sugli Spartani e si ambienta quindi durante la battaglia delle Termopili. Ecco, parlando del gioco in sé, non era malissimo in realtà. La critica lo definì un altro orribile videogioco con la licenza di un capolavoro. A parte i controlli e un po' di ripetitività, non mi dispiaceva molto, anzi, sapeva divertire a modo suo. La cosa che ha pagato di più è stato sicuramente l'incredibile hype che c'era dietro. Rimanendo in linea con i giochi per PSP, ecco Undead Nights, hack and slash simile a 300, ma dimenticato da Dio a causa dell'eccessivo scetticismo in quel periodo, dopo la delusione appunto 300, e l'hype dei videogiocatori per Ghost of Sparta, God of War che sarebbe uscito l'anno dopo praticamente. Il gioco in sé era brutto, è vero, ma aveva delle meccaniche carine e che per i tempi, se sfruttate bene, sarebbero diventate tanta roba. Eppure, mi limitavo ad uccidere nemici tanto per divertirmi, era estremamente ripetitivo, ma ero un ragazzo e alla mia età riuscivo tranquillamente a divertirmi. Questo non sapevo se metterlo in classifica visto che non si prende sul serio nemmeno da solo, God Simulator. Mi limiterò a dirvi che è odiato per la sua eccessiva demenza, tanto il gioco lo conosciamo tutti, però è stato in grado di regalarmi varie ore di svago grazie alla sua spensieratezza. Stuart Little 3 è un'esclusiva Sony, mirata ad un pubblico di bambini, ne sono consapevole, eppure tantissime persone più grandi lo incriminano per non essere per nulla uguale al film. Ha una storia completamente a parte ed è estremamente ripetitivo, seppur con trovate geniali. Posso dire la verità, ma meno male che non è come il film, a lungo andare mi scoccia videogiocare robe uguali ai film, anche il videogioco di Madagascar non era per niente uguale al film, ed era per quello che lo apprezzavo. Parlando di ratti, qui abbiamo Biker Mice from Mars per PlayStation 2. Videogioco dell'omonimo cartone con protagonisti appunto i topi motociclisti. Turbo, sterzo e pistone. Animazioni brutte, livelli ripetitivi fino alla morte e un doppiaggio che avrebbe portato la Dingo Pictures all'Oscar. Però ragazzi, erano i Biker Mice e quello fu l'unico titolo per PlayStation 2 dedicato a loro che ho avuto. Questo invece non era bruttissimo, Brink per PlayStation 3 secondo me è uscito nel momento sbagliato, cioè aveva a che fare con colossi come Gears of War 3, Modern Warfare 3 e Battlefield 3. Ricordiamoci anche che uscirono Crysis 2 e Bulletstorm. Come poteva sperare di ricevere attenzioni? Però una cosa devo dirla, il parkour e alcune meccaniche erano davvero carine. Peccato che il titolo fu odiato dalla maggior parte delle persone a causa di una ripetitività estrema. Wow, proprio nessuno di questa lista è odiato per questo motivo, eh? Ed ora, al quarto posto iniziano le botte. Ragazzi, cosa devo farci? I più giovani non sapranno nemmeno l'esistenza di questo abominio videoludico, ma i ragazzi di 20-30 anni che lo conoscono vi assicuro che hanno le mani nei capelli. Robocop the videogame. Raga, questo videogioco non ha niente di Robocop. Questo videogioco è un cammina con il rumore di sottofondo da robot. Ogni tanto hai questa sorta di cannocchiale che ti permette di vedere i nemici da uccidere, tu quindi con la tua pistolina spari al nemico, quelli blu significa che si sono arresi oppure sono dei civili, vai accanto a loro e li salvi, e basta. Questo è Robocop per PlayStation 2, un videogioco, lasciamo perdere la grafica che anche quella comunque è troppo vecchia già solo per PlayStation 2, ma veramente ragazzi questo è un videogioco che io avrei fatto uscire per PlayStation 1, lì sarebbe stato addirittura un capolavoro, ma non ti puoi permettere di far uscire un titolo del genere su PlayStation 2 e soprattutto con la licenza di Robocop, una delle cose più amate, penso,
di quando io ero ragazzo, bambino, quel che è, era divertente. Ve lo assicuro, era divertente però, perché, cioè, io mi mettevo lì e lo giocavo senza accendere il cervello, giusto per fare due spari, per camminare così in giro. Però fidatevi, piuttosto che recuperarvi questo titolo, guardatevelo Robocop, perché Robocop è altro, non è questa roba qui, insomma. Sul gradino più basso del podio, a mio... a mio dolore ci devo mettere Black Sad Under the Skin. Black Sad Under the Skin, cavolo, Black Sad Under the Skin, lo ripeto per la terza volta. Il gioco è bellissimo, ragazzi, la storia è fantastica. Il problema sono i bug. Ne ha comunque meno di Cyberpunk, per carità. Però una cosa che mi mandò su tutte le furie. Allora, partiamo, facciamo così, facciamo un salto indietro. Io ho letto tutti e cinque i fumetti di Black Sad. Ho addirittura comprato l'edizione integrale di Black Sad, quella, sapete, con tutti i volumi più i bozzetti finali, un po' come è nato Black Sad e le storie quelle, diciamo quelle da 2-3 pagine però, che sono state aggiunte per omaggio, ecco. Ecco, il videogioco invece ho preso la Collector. La Collector è spaziale, ragazzi. Abbiamo la statua di John Black Sad, che è fatta da Dio in resina, tutta così perfetta. Le cartoline del videogioco che riassumono in un certo senso i quattro personaggi più importanti. La copertina del titolo è addirittura in 3D, è in 3D, ragazzi, è lenticolare. Ci sono addirittura gli artwork ufficiali messe proprio, cioè proprio le tavole degli artwork ufficiali, e poi il gioco è quello che è. Adesso voi starete vedendo una cosa tranquillissima, ma io vi assicuro che è stato fixato. Io ci ho giocato al day one ed era intoccabile, pieno di bug. Addirittura la gente stava dicendo che Black Sad era appena sprofondato nel dimenticatoio, già non lo conosceva nessuno, ma con questo titolo è stata la rovina Black Sad, e io non volevo dargli ragione. Vi giuro, mi ero incaponito, dico no, questo gioco è bello, però non ho mai parlato, fino a quando non sono arrivato al finale. Io non parlo mai di un videogioco, però poi arrivo al finale e non potevo più difendere. Non vi spoilerò cosa accade, ma durante determinate scene c'è il salvataggio in Black Sad, l'autosalvataggio, che è una cosa che io adoro tantissimo, ma il gioco crasha. In una storia di 10 ore mi sarà crashato 5-6 volte, e quest'ultima volta mi crasha nell'autosalvataggio finale. Quando io ho preso le scelte finali, dovevo vedere solamente il finale, il gioco crasha. Dati corrotti, e non ho mai avuto voglia di riniziarlo. Vi giuro però vorrei farlo su Twitch, vediamo un attimo come va la situazione. Medaglia d'argento per Assassin's Creed 3. Il più odiato, attenzione, attenzione, il più odiato tra tutti gli Assassin's Creed. Ma quando mai? Assassin's Creed 3 non è un brutto gioco, può non piacere lo scenario, non possono piacere tante altre cose, ma... Allora, non dico così perché è il mio Assassin's Creed preferito, perché si rivolge al mio periodo storico preferito, perché Connor è il mio preferito, addirittura... due action figure di quell'essere, ma dico che è odiato a caso. Ragazzi, Assassin's Creed 3 è riuscito a rivoluzionare quel gameplay che era tutto un R1 para quadrato, R1 quadrato contrattacca. Lasciamo stare, poi decisamente Firenze era fatta molto meglio e Ezio era sicuramente più carismatico, ma dal punto di vista del gameplay non si può, secondo me, dire che il secondo capitolo è meglio di questo. Neanche Revelation, cioè forse Brotherhood si potrebbe avvicinare al gameplay di Assassin's Creed 3 per via delle tantissime aggiunte. Poi ragazzi, sono opinioni, questa è una top personale, niente, a me tuttora piace Assassin's Creed 3 ed è il mio preferito. So che adesso molti di voi si staranno disiscrivendo, staranno mettendo dislike, mi staranno accoltellando mentalmente, ma aspettate di vedere la prima posizione, perché qui veramente vorreste strapparmi la giugulare a morsi. Crash Tag Team Racing. No, non mettete dislike. Adesso ho cambiato opinione sul gioco. Però fino a 5-6 anni fa io trovavo CTTR divertente. Allora ragazzi, dovete sapere che io questo videogioco l'ho giocato, diciamo così, in una parte della mia vita in cui stavo un po' di merda in un certo senso, e mi ha aiutato a tirarmi su. Però non puoi continuare a ricordi. Voi sapete che ho fatto top 10 anche nostalgiche, seppur non sempre in linea con la mia idea. Ma qui stiamo parlando di quella nostalgia che... Allora,
CTTR è stata una gran parte della mia infanzia, ce l'ho avuto su PSP e su PlayStation 2. A me faceva tantissimo ridere vedere quelle animazioni di Crash che moriva, che ti divertivi anche a collezionarle, stessa cosa per i costumi, per i carte del gioco, ma quello, se dovessi giudicartelo oggi, ti direi che non so cos'è. Perché non si sa, è un miscuglio, è un voler mettere per forza 5 litri di Coca-Cola dentro una bottiglia da un litro. Cioè, tu ci hai messo il platforming, deludente. Ci hai messo le gare, abbastanza deludenti. Ci hai messo la meccanica delle fusioni, che sono praticamente quasi tutte uguali. I power-up, non ne parliamo. Fino a poco fa lo reputavo un ottimo gioco. Adesso è un gioco discreto, ripeto che discreto non vuol dire un gioco da 5, 4, vuol dire da 6/6.5, cioè è nella media, ragazzi, si salva per pochissimo. Io spero di essere ancora vivo a fine di questa top 10. Bene, ragazzi, la top è finita. Spero che qualcuno non abbia chiuso prima il video, abbia messo dislike, ho tolto l'iscrizione, segnalato tutto. Voglio sapere da voi se ci sono dei giochi brutti, ma veramente brutti, proprio non so, alla Biker Mice, ma che vi sono piaciuti ai loro tempi. Ma ragazzi, facevo le superiori nella maggior parte dei casi, o le medie, non potevo capirne tantissimo, soprattutto per quanto riguarda titoli appunto come Biker Mice, Brink o i 300. Detto questo, niente, spero il video vi possa essere piaciuto. Iscrivetevi al canale se ancora fatto, come per non perdere nessuno dei prossimi video. Noi come al solito ci vediamo al prossimo video plus ultra.